Buon pomeriggio gentili telespettatori e ben ritrovati al TRCB Notizie che apriamo con la cronaca. Due albanesi di 20 e 34 anni sono stati arrestati dalla polizia di frontiera di Brindisi per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. I due provenienti da Igoumenitsa a bordo della motonave Catania nascondevano 25 kg di marijuana già divisi in panetti nel doppio fondo della Mercedes. Durante i controlli della polizia di frontiera la droga però è saltata fuori e i due arrestati e rinchiusi nel carcere di Brindisi. La vendita della marijuana al dettaglio avrebbe potuto fruttare fino a 350.000 euro. E prosegue l'attività della squadra mobile di Brindisi al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, durante l'espletamento di appositi servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, il personale dipendente ha effettuato un attento monitoraggio nell'area compresa tra via provinciale San Vito e via Osanna nel centro storico di Brindisi. L'attenzione in particolare è stata attirata da un'autovettura, una Lancia Y, con a bordo due giovani che all'altezza del passaggio a livello svoltava nella stessa direzione, superando un'autovettura già in sosta e posizionandosi a ridosso della sbarra che al momento risultava abbassata. Attesa la manovra effettuata dall'autovettura che ha denotato una condotta anomala, si è proceduto quindi all'immediato controllo. Dal finestrino del lato passeggero è stato lanciato un involucro di forma sferica avvolto da un nastro di imballaggio. Il controllo ha poi consentito di appurare che sull'auto viaggiavano Emanuele Greco di Brindisi, di 34 anni, già pregiudicato, e Stefano Iacolare, sempre di Brindisi, di 26 anni, sempre pregiudicato. All'atto del controllo, il conducente identificato per Emanuele Greco, il passeggero Stefano Iacolare, hanno dato segni di palese agitazione. Lo stesso involucro conteneva della sostanza stupefacente del tipo marijuana per complessivi 110 grammi. Per questo i due sono stati arrestati per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente e lo Iacolare Stefano invece è stato arrestato anche per i reati di evasione. E i militari della Guardia di Finanza di Fasano, nell'ambito di preordinati servizi di controllo economico del territorio, hanno sottoposto a sequestro oltre un migliaio di articoli pericolosi per la salute dei consumatori. In particolare, le fiamme gialle nei giorni scorsi hanno rinvenuto in due negozi gestiti da cittadini cinesi, uno a Fasano e l'altro a Cisternino, circa 1.200 prodotti cosmetici e di bigiotteria in palese violazione al codice del consumo, una normativa volta a garantire la tutela dei consumatori. Gli articoli merceologici, tra cui rossetti, fondotinta, mascara, orecchini, esposti per la vendita ad ignari acquirenti, sono stati sottoposti a un sequestro amministrativo in quanto privi delle indicazioni obbligatorie previste per legge, quali la provenienza, la composizione qualitativa e quantitativa e delle eventuali precauzioni all'uso. I responsabili dei due esercizi commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Brindisi per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste. E cambiamo decisamente argomento. Sono riprese regolarmente questa mattina le lezioni della scuola di via Salerno a Celje-Messapica. La struttura scolastica è stata riconsegnata alla città dopo una serie di vicende non solo burocratiche. Ieri pomeriggio la cerimonia di riapertura. Vediamo il servizio. Oggi una vittoria della città. Riconsegnare una struttura. Ben articolata, così ben qualificata, ritengo che sia la più grande soddisfazione che un amministratore possa avere. Quella di ieri pomeriggio a Celje-Messapica non è stata una classica, semplice cerimonia di riapertura di un'opera pubblica, ma è stato un momento significativo di orgoglio popolare e cittadino soprattutto, perché la comunità celiese si è riappropriata, dopo le tragiche vicende che ricorderemo tra qualche istante, di una scuola che ha avuto veramente una storia particolarmente triste e significativa. Si ricorderà che la scuola di via Salerno, dopo un incendio disastroso e anche le travagliate vicissitudini del recupero durate per alcuni anni, ha potuto finalmente nel pomeriggio di ieri essere restituita alla città. Tutti gli amministratori hanno partecipato significativamente a questa cerimonia che, come dicevamo, ha significato e sancito il recupero di un immobile, ma soprattutto l'orgoglio e il vanto di una intera città. Oggi è una giornata importantissima per Celje. Finalmente viene riconsegnato un plesso scolastico che era ormai in disuso da oltre 7 anni. Con grande caparbietà, con grande volontà abbiamo voluto
a tutte le condizioni che questa struttura venisse riconsegnata per l'inizio dell'anno scolastico. Era un impegno preso con la città, era un impegno che avevamo preso più volte anche con le altre forze istituzionali, ma quello che di più con il preside Simoni. Non ci credevano, ma probabilmente questo fatto di non crederci era dettato solo esclusivamente da motivi e analizzando le condizioni e le congiunture economiche. Noi abbiamo superato qualsiasi tipo di problema e oggi comunque questa scuola, o meglio domani mattina, verrà fruita dai ragazzi di Ceglie. Questo ritengo che sia il modo migliore per dare risposta alla città, offrire servizi, servizi che la gente continua a chiedere. E questa mattina è ripresa l'attività didattica anche a Ostuni presso il terzo circolo didattico, particolarmente emozionante e suggestiva la festa dell'accoglienza per le matricole di prima elementare. Vediamo. Abbiamo iniziato un nuovo anno, siamo al 2013-2014, diverso dall'anno scorso, ci siamo ridimensionati nuovamente, l'abbiamo accettato, abbiamo cominciato, abbiamo accolto i nostri bravi bimbi che erano felicissimi, tutti con i loro bravi zainetti, divise e quant'altro. Io faccio gli auguri più sinceri, più calorosi, più affettuosi, veramente con tanto amore per i bambini, per un anno sereno, felice, che porti tanta gioia di stare in mezzo alla cultura e di farne tesoro per la loro vita, perché è una cosa quando mai necessaria. Ai genitori dico grazie per averci scelto, daremo il massimo, abbiamo un corpo docente in gamba, bravissimi tutti, che dire, grazie e buon anno. E con la ripresa delle lezioni per l'anno scolastico 2013-2014, il sindaco di Ostuni, Domenico Tanzarella, insieme all'assessore alla pubblica istruzione, Vincenzo Palmisano, hanno espresso agli studenti, alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale amministrativo e collaboratori tutti un augurio di proficuo lavoro, nella consapevolezza che il 12 e il 13 settembre non coincide solo con un formale rito, ma è l'inizio di una delle attività fondamentali che consentono la crescita e il miglioramento della nostra comunità. L'amministrazione comunale di Ostuni, si legge in un comunicato stampa, continuerà ad essere vicina agli studenti e alle loro famiglie con i fatti, rinnovando gli investimenti nella sicurezza degli edifici scolastici con il completamento della ristrutturazione dell'edificio Pessina e la scuola materna Aldo Moro e con gli altri interventi già programmati che interesseranno le altre scuole di Ostuni. Concludendo, l'assessore Palmisano ha detto che siamo pronti a ricevere da tutti gli addetti ai lavori della comunità scolastica ostunese dei consigli, dei suggerimenti, delle proposte, dei progetti, ma anche critiche, perché solo con il confronto ed una sinergia collettiva si può raggiungere il massimo dei risultati possibili. Ed è stata presentata ieri a Mesagne l'iniziativa intitolata Libriamo, un progetto fortemente voluto dall'Ufficio Cultura del Comune che ha l'obiettivo di avvicinare all'esperienza della cultura un vasto pubblico quale quello di un centro commerciale. Vediamo il servizio. A partire da domani e sino al 27 di settembre, la Biblioteca Comunale Granafei di Mesagne trasferisce le sue attività presso la bottega Terra dei Messapi nelle gallerie Auchan. Si tratta dell'iniziativa Libriamo, presentata nel pomeriggio di ieri e che serve a far convivere nello stesso spazio l'esigenza della lettura a più livelli e l'opportunità della piazza del centro commerciale. L'iniziativa è stata pensata e ideata dall'Ufficio Cultura del Comune di Mesagne, con la collaborazione sinergica della direzione della Galleria Auchan, che ha sostenuto vivacemente il progetto attraverso una serie di azioni e ospiterà la comunicazione, le sagome realizzate per gli eventi e fornirà anche supporto tecnico. C'è un obiettivo comune che è quello di avvicinare un pubblico vasto ad una esperienza significativa di lettura e anche e soprattutto ai servizi bibliotecari gratuiti. Il tutto attraverso tanti momenti di intrattenimento, di gioco e di apprendimento.
La bottega rivivrà infatti per un mese attraverso l'odore delle pagine dei libri grazie ad un cartellone che è densissimo di eventi ed è stato allestito per l'occasione puntando a diversi target di età. Abbiamo sfruttato questa occasione, il Comune di Misagne ha qui questo spazio tradizionalmente da sempre, da quando è nata lo Shan, questa galleria. L'idea di portare la biblioteca qui significa dare la possibilità, aumentare la possibilità alla gente di conoscere di più il libro, di avvicinarsi al libro. Tra l'altro lo spazio è vicino ad un punto giochi di bambini, i bambini avranno modo qui di venire, di accostarsi alla lettura delle fiabe, alle narrazioni, ma non solo i bambini, anche gli adulti. Trasportare qui la biblioteca comunale al centro commerciale significa far vivere un nuovo modo di intendere il rapporto fra lettori e ciò che è un centro commerciale. Il centro commerciale tradizionalmente non ospita di queste cose. Vogliamo far sì, grazie alla collaborazione con lo Shan che ha reso più facile questo rapporto, vogliamo far sì che il commercio, la gente che viene qui ad acquistare, a vedere le vetrine, annusi anche il sapore del libro e quindi possa avvicinarsi più e meglio alla biblioteca e ai servizi che la Biblioteca Comunale di Misagne offre. Un'iniziativa molto bella, interessante, che noi abbiamo sposato dall'inizio. Abbiamo dato tutto il supporto tecnico al Comune per realizzarla e ci crediamo molto anche perché la nostra galleria rappresenta una vetrina molto importante. Se pensiamo che da qui transitano 4 milioni di visitatori l'anno, possiamo capire quanto sia importante un'iniziativa come questa. Abbiamo in animo di farne altre e quindi di sviluppare una partnership importante con il Comune di Misagne. Puglia Sviluppo S.p.A., società interamente partecipata della Regione Puglia con il sostegno dell'Unione Europea, sta organizzando una serie di incontri per promuovere l'informazione sul fondo microcredito d'impresa, iniziativa in collaborazione con le amministrazioni provinciali. Ieri pomeriggio ha fatto tappa a Brindisi. Vediamo. C'era anche l'assessore regionale al lavoro Leo Caroli al convegno organizzato ieri pomeriggio presso il Museo Ribezzo a Brindisi dall'amministrazione provinciale sul tema Fondo microcredito d'impresa. Nel convegno sono state discusse le modalità operative da adottare per mettere a disposizione delle microimprese che non hanno i requisiti patrimoniali ed economici dei finanziamenti bancari per la realizzazione di nuovi investimenti o per le spese di gestione. A loro infatti è destinato il Fondo microcredito d'impresa, il cui disciplinare di accesso è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Puglia. E questa è una scelta che rende possibile offrire una rete di sportelli capillarmente diffusa e qualificata sull'intero territorio pugliese e che è in grado di erogare servizi di informazione e di assistenza. E proprio al fine di strutturare la rete, Puglia Sviluppo, con la collaborazione delle province e dei centri territoriali per l'impiego, sta organizzando iniziative di confronto e di informazione, volte a mantenere attivi uno o più canali di comunicazione nel periodo di operatività del bando, come ci testimonia anche l'assessore regionale al lavoro Leo Caroli. È rivolta proprio alle piccole, piccolissime aziende, le imprese individuali, cosiddette non bancabili, cioè quei piccoli artigiani, le piccole società cooperative a cui le banche non danno fiducia. E noi intendiamo proprio ripristinare il circuito virtuoso fiduciario, quello che va dalla pubblica istituzione alla pubblica amministrazione verso l'azienda. Noi abbiamo fiducia in te, nel tuo lavoro certosino, nel tuo vecchio mestiere antico che vogliamo conservare e valorizzare, nel tuo lavoro di piccolo artigiano, e ti sosteniamo. Tanto da riconquistare la fiducia di ritorno nella pubblica amministrazione che, se puntuale, se vicina alle esigenze e alle istanze del piccolo o grande imprenditore, del cittadino, del lavoratore, del disoccupato, del pensionato, riconquista terreno su questo versante della fiducia, della credibilità, dell'affidamento di un mandato della rappresentanza, del mandato istituzionale della rappresentanza pubblica, recupera terreno e diventa sempre più credibile. Per la chiusura di questo circuito noi ci sentiamo fortemente impegnati e mi piace evidenziare come in soli 3 mesi dall'entrata in vigore questa misura sta riscontrando un grande successo. In 3 mesi, di cui uno è stato il mese di agosto, abbiamo 230 domande di ammissione per un
potenziale gettito di circa 5 milioni di euro. In tre mesi un quarto dell'intera disponibilità finanziaria. Io penso che sia proprio lo strumento, così come concepito, nella sua flessibilità. Chiediamo una garanzia morale da grande valore etico e sociale e non una garanzia legale per affidare dei soldi, senza intermediari, senza banche, né in entrata quando fai la domanda, né in uscita quando corrispondiamo i soldi. E soprattutto mettiamo a disposizione un lungo periodo di tempo senza praticamente interessi per poter restituire, tanto da poter consentire all'impresa immediatamente di risolvere quel piccolo grande problema che può evitare una chiusura, che può consentire un rilancio della stessa, di farla tornare a stare sul mercato in maniera più che competitiva. Nell'ospedale di Ostuni una donna ha partorito un bambino morto, la denuncia del marito e ora indaga la magistratura. Sentiamo. Indagini aperte per la magistratura brindisina su un caso accaduto la scorsa settimana nell'ospedale di Ostuni. Nel reparto di ostetricia e ginecologia una donna al termine della gravidanza ha partorito un bambino morto. È accaduto venerdì scorso. Il marito della donna dopo qualche ora ha denunciato l'accaduto ai carabinieri della stazione di Ostuni. Si sospetterebbe che il bambino sia morto per un ritardo nel parto. Il tracciato compiuto prima del parto sulla donna avrebbe segnalato un rallentamento del battito cardiaco. Rallentamento che avrebbe dovuto a quel punto sollecitare l'intervento e far nascere il bambino. Sarà ora la procura di Brindisi e il procuratore Giuseppe De Nozza a fare chiarezza su quanto denunciato dalla coppia di Fasano. Per questo saranno svolti tutti gli accertamenti necessari. Posti sotto sequestro, la cartella clinica della paziente, tutti i file relativi agli accertamenti compiuti sulla gestante durante il ricovero, il feto e la placenta. Il sostituto procuratore dovrà disporre l'autopsia sul corpicino del bimbo, incaricando un medico legale o un pool di esperti. Ovviamente sulla vicenda la magistratura non si esprime, indiscrezioni parlerebbero di una paziente da tenere sotto stretta osservazione, dato che in passato avrebbe avuto altre due gravidanze non portate a termine. E con una delibera del direttore generale è stato costituito il nuovo comitato etico indipendente dell'ASL di Brindisi con competenza territoriale per la provincia di Brindisi e Taranto. Nella seduta di insegnamento del 5 settembre scorso sono stati nominati il presidente il dottor Giuseppe Colucci e il vicepresidente il dottor Varte De Nitto. Le funzioni di segretario del comitato etico sono svolte dal ragionier Marcello Rizzo. Tale importante organismo svolge delle funzioni in materia di sperimentazione clinica del farmaco e studi osservazionali e deputato alla riflessione, al confronto sulle tematiche bioetiche e allo svolgimento di compiti di sensibilizzazione, formazione e consulenza interna sulle tematiche stesse. E il calendario dell'edizione 2013 è ricco di eventi di ogni genere per tutte le fasce di età. Questo è emerso ieri nella conferenza stampa di presentazione della 77esima edizione della Fiera del Levante. Vediamo il servizio. L'obiettivo è quello di provare a coniugare il carattere popolare della fiera, la fiera come grande evento della socialità, come festa, come occasione anche di incrocio tra un popolo e la qualità del cibo, la qualità della cultura, la qualità dello spettacolo. E mentre si recupera fino in fondo questo elemento popolare, accelerare sul processo di modernizzazione. La fiera non può essere gestita dal pubblico, la fiera deve essere gestita dal privato, secondo ciò che è una modalità tipica dell'economia di mercato. Se è una vetrina dell'economia, è bene che sia il sistema di impresa, gli attori di mercato a gestirla. In un processo di privatizzazione è molto importante dire ai baresi e ai pugliesi che la proprietà resterà pubblica e che il patrimonio, la cittadella, continueremo a valorizzarlo. Stanno cominciando a venire a visitare Italy, a usufruire dei suoi servizi, dei suoi prodotti, dei nostri prodotti, un po' da tutte le parti della provincia, della regione e speriamo fra un po' anche da tutte le parti del sud, perché Italy è l'unico punto vendita per il momento e credo che lo rimarrà
per tanto tempo ancora di tutto il sud. La presenza di ispettori stranieri diciamo che non è una novità, c'è stata una flessione negli ultimi anni, però sono sempre tutti molto interessati. Questo è una dimostrazione, uno stimolo proprio per capire, per farci capire che le potenzialità la Fiera del Levante ce le ha, è attrattiva, come dice giustamente il Presidente, rispetto a tutta l'economia nazionale e internazionale. È un grande marchio, un grande valore aggiunto dell'economia e questo ci fa pensare che dobbiamo insistere sulla strada delle fiere anche magari dopo la privatizzazione o collaborando con l'eventuale privatizzazione. Stiamo coinvolgendo le istituzioni governative, quindi le società che stanno aiutando altri enti a fare scouting, a fare progetti di fattibilità della privatizzazione. Speriamo che il progetto vi possa interessare, perché sarebbe un buon risultato, un bel viatico per la città di Bari. Il 13, 14 e 15 settembre il centro storico di Ostuni sarà animato dalla 21esima edizione del Festival dell'Arte di Strada. Questa mattina presso Palazzo di Città, conferenza stampa di presentazione dell'evento. L'abbiamo seguita, vediamo il servizio. Quest'anno abbiamo avuto qualche piccola difficoltà, però abbiamo superato tranquillamente e vedremo un po', vedrete un po' quello che c'è. Un doveroso ringraziamento all'amministrazione che, pur con i tagli di bilancio, con tutti i disastri dell'economia nazionale, crede ancora in queste manifestazioni e ci aiuta a metterla in piedi. Ci sono due novità sostanzialmente, una è un artista che lavora a Colorado, l'altra è una banda di strada che sono di Turi e che fanno un bello spettacolo, animano moltissimo la manifestazione. Poi l'altra cosa, abbiamo cercato di spostare verso la villa comunale Piazza Matteotti, cominciando invece che cominciare dalla piazza, abbiamo spostato un po' più verso il centro del paese nuovo le presenze degli artisti. Sicuramente è un bel traguardo sia per l'associazione che per 21 anni fanno questo evento, sicuramente importante per il territorio, che arricchisce l'offerta del programma del calendario Estate Ostuni 2013, ma sicuramente destagionalizza le iniziative che era l'obiettivo che si era così prefissata l'amministrazione, ed è quello che stiamo ancora facendo ovviamente fino alla festa del vino novello di San Martino. Quindi sicuramente questo è uno degli eventi clou della nostra estate e sicuramente attrarrà sul territorio tantissimi, non solamente visitatori e amici, concittadini e anche cittadini dei comuni limitrofi, ma anche turisti, perché da notizie che abbiamo avuto dagli operatori turistici le strutture sono abbastanza ancora piene di turisti e quindi sicuramente daremo uno spettacolo eccezionale a molta gente che ovviamente non conosce l'iniziativa, o se la conosce vedrà dei talenti eccezionali che si esibiranno per queste tre serate nel centro storico. Ed ora chiudiamo con le notizie di ADN Cronos e le previsioni meteorologiche. Da parte mia è tutto, come sempre a tutti voi grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo appuntamento. Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Bici, l'Italia a rischio, l'obiettivo sul deficit 2013, Siria, Putin, le armi chimiche le hanno usate i ribelli, a Pompei controlli della DIA nei cantieri degli scavi. L'Istituto di Francoforte registra segnali di miglioramento economico della zona euro, ma mette in guardia l'Italia sulla disciplina di bilancio, a rischio l'obiettivo sul deficit. Per la BCE è necessario che i paesi dell'area dell'euro continuino a portare avanti il proprio programma di riforme. Il presidente russo Putin non ha dubbi che in Siria le armi chimiche siano state utilizzate dai ribelli e non dal regime di Assad. Intanto il rapporto degli ispettori delle Nazioni Unite sull'uso di armi chimiche in Siria sarà reso noto probabilmente lunedì. Ispezione anticamorra nei cantieri di Pompei da parte della DIA con l'ausilio di polizia, carabinieri e GDF, controllate due società e 20 persone. Il blitz ha riguardato in particolare i lavori della Casa delle Pareti Rosse di Sirico e del Marinaio, per i quali l'UE ha disposto un finanziamento di 105 milioni di euro. Maxi operazione antidroga condotta dalla questura di Modena. In manette sono finite 54 persone, oltre 150 quelle indagate. Il gruppo era capeggiato da personaggi di spicco della criminalità albanese, 26 kg di stupefacenti sequestrati.
Lievi ribassi dei prezzi dei carburanti sulla rete nazionale dopo i rincari dei giorni scorsi causati dalla crisi siriana. E così a livello paese il prezzo della benzina va oggi da 1,824 euro al litro a 1,842. Il diesel passa da 1,745 a 1,751. L'attore Leonardo DiCaprio rimette in vendita la sua casa di Malibu che aveva acquistato nel 2002 per la cifra di 6 milioni di dollari. DiCaprio aveva deciso di non venderla più, ma ora è di nuovo sul mercato al prezzo di 18,9 milioni di dollari. L'arrivo di Kakà ha creato entusiasmo nello spogliatoio del Milan. Ci dà sicurezza in attacco, dice Philippe Mexès. Abbiamo tutte le qualità per dimostrare che siamo competitivi. Kakà aiuterà Balotelli e Matri, afferma ancora il difensore rossonero. Possibilmente ricca di soddisfazioni a tutti voi, cari amici. Previsioni per giovedì 12 settembre 2013. Il tempo è in lento miglioramento su gran parte delle regioni, ma quest'oggi sono le regioni meridionali a vedere più piogge. Entriamo nel dettaglio. Al nord il tempo migliora decisamente col ritorno del sole su quasi tutte le regioni, salvo ancora precipitazioni possibili sui rilievi orientali. Spostiamoci nelle regioni centrali, dove al mattino delle piogge saranno presenti tra il Lazio e l'Umbria e nelle Marche meridionali. Poi dal pomeriggio piogge sparse su gran parte delle Marche, in genere sulle coste adriatiche, ma con intensità generalmente debole. Raggiungiamo le regioni meridionali che saranno colpite da piogge diffuse su tutte le coste tirreniche di Campania, Calabria e Sicilia. Dal pomeriggio qualche pioggia raggiunge anche la Puglia e nottata il Gargano. I venti spirano moderatamente dai quadranti nord-occidentali sul Tirreno e variabili invece sull'Adriatico. Temperature previste per questa giornata: minime in calo al nord, dove avremo 9-14 gradi, 13-18 gradi al centro e fino a 21 gradi al sud. Durante il giorno prevediamo non più di 24 gradi al nord fino a 26 gradi al centro e 24-30 gradi al sud. Carissimi, la previsione per oggi termina qui. Io vi saluto caldamente lasciandovi questo proverbio: a settembre pioggia e luna, è dei funghi la fortuna. Speriamo sia così. Arrivederci.